Xiaomi Mi A3 e la sua controparte Lite potrebbero davvero essere presentati a breve, ma al momento quali informazioni abbiamo su questi due device? Beh, davvero poche informazioni, perché a differenza di un anno fa, i riferimenti che di solito abbiamo seguito per scovare qualche dettaglio in più in merito a questa serie sono stati completamente stravolti dalla stessa Xiaomi. Circa un anno fa, infatti, a luglio 2018, fu presentato per la prima volta Xiaomi Mi A2, che di fatto rappresentava una riedizione in chiave occidentale del Mi 6X. Quest'anno però, pur trovandoci nel mese di luglio, da parte dell'azienda non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, quindi potremmo dover aspettare ancora un po' più del previsto. Se voleste avere però maggiori delucidazioni riguardo i due dispositivi Xiaomi dotati di Android One, beh, rimanete sintonizzati con noi perché ci ritroviamo subito dopo la sigla. Se vogliamo attingere qualche informazione in più su Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite, forse dovremmo volgere lo sguardo sulla serie Mi CC9 presentata qualche settimana fa. Non è un grandissimo avvio, è vero, però almeno dal punto di vista estetico, questi due smartphone potrebbero darci una grossa mano. Pare infatti che i prossimi Android One dell'azienda cinese possano adottare uno stile molto simile a quello visto sulla serie Mi CC9, soprattutto per quanto riguarda la parte frontale. Potremmo trovare quindi anche in questo caso un display di matrice OLED, caratterizzato nella parte superiore da un notch a goccia e da una selfie camera da 32 megapixel, ma questo tipo di discorso è valido sia per Xiaomi Mi A3 che per Xiaomi Mi A3 Lite. Siamo portati a credere in effetti a questi rumor, anche perché recentemente attraverso una certificazione FCC abbiamo potuto dare uno sguardo alla parte posteriore di questi due device, anche se in realtà si trattava solo dello Xiaomi Mi A3. Sembra chiaro come all'interno di questa superficie manchi infatti qualcosa, ovviamente parliamo del sensore biometrico e crediamo quindi che montando un pannello OLED l'azienda abbia optato per l'introduzione di un sensore sotto il display. Nel caso in cui ci fosse ancora qualche dubbio riguardo la loro natura, comunque basta guardare in basso sulla parte inferiore della scocca per scovare il logo di Android One, quindi da questo punto di vista siamo assolutamente certi del tipo di software che muoverà questi due device. Sempre rimanendo su queste immagini, pare che nella parte posteriore troveranno spazio ben 3 fotocamere, o almeno questo è quello che deduciamo dall'osservazione dell'immagine, in particolar modo andando a vedere la grandezza del foro presente sulla scocca. Probabilmente poi uno di questi sensori sarà da 48 megapixel, come possiamo vedere anche dal piccolo logo presente nella parte bassa dell'immagine. Al di là di questo spoiler, però, ormai i 48 megapixel sembrano essere uno standard imprescindibile su qualsiasi tipo di smartphone, quindi non abbiamo dubbi in merito all'introduzione di una fotocamera di questo tipo. Voci sempre più insistenti però vedono Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite come due semplici riedizioni della serie Mi CC9, anche se poi scovando tra i vari leak e andando a vedere appunto la presunta scheda tecnica di questi due device si notano alcune divergenze. Ormai i due Android One di casa Xiaomi fanno parlare di sé da un bel po' di tempo e sono conosciuti con il nome in codice di Bamboo Sprout e Cosmos Sprout. Due nomi diciamo di per sé un po' particolari, dove Sprout sta ad indicare proprio la vicinanza con Android One, ma che qua e là sono comparsi su vari siti e database, lasciando dietro di sé alcune interessanti tracce. Proprio riguardo questo aspetto, pare quindi che Xiaomi Mi A3 e Xiaomi Mi A3 Lite dal punto di vista tecnico dovrebbero essere più potenti di Mi CC9 e Mi CC9e, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Sulla versione ammiraglia dei nuovi Android One by Xiaomi dovrebbe trovare spazio infatti uno Snapdragon 730, quindi un processore Qualcomm più potente rispetto al 710 montato su Mi CC9. Parliamo sempre di CPU targate Qualcomm, per carità, però la differenza tra le due è comunque percepibile. Stesso discorso vale anche per Xiaomi Mi A3 Lite, che dovrebbe presentarsi sul mercato con uno Snapdragon 600
1975, anche in questo caso un chipset più potente rispetto al 665 di Qualcomm montato sul MI CC9E. Si tratta ovviamente sempre di leak, quindi tutte queste informazioni vanno prese con le pinze ed analizzate con attenzione, ma se queste specifiche dovessero in qualche modo essere confermate, i nuovi dispositivi Android One di Xiaomi potrebbero rappresentare davvero un bel salto in avanti rispetto alla versione precedente. Purtroppo in questo momento non sappiamo assolutamente nulla riguardo i tagli di memorie e non possiamo neanche spingerci in congetture particolari, dato che probabilmente questi due device potrebbero, diciamo, presentare una dotazione tecnica quasi inedita, se così vogliamo dire, per tutti i dispositivi Xiaomi della fascia media. Attendiamo quindi ulteriori news in merito, ma vi ricordo che voi in effetti potreste essere davvero i primi a conoscere la nuova serie Mi A3. Vi basterà infatti seguirci sui nostri canali Telegram più attivi dedicati proprio a questo brand. Quindi per non perdervi nessuna offerta e news, mi raccomando, iscrivetevi al canale Xiaomi Inside e nel caso in cui voleste comunicare con noi o trovare semplicemente altri appassionati del brand, beh, mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram Xiaomi Italia Fans by GizChina.it. Tutti i link comunque li trovate come sempre qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando, non siate timidi, cliccate su quel tasto, sfondatelo. Anche per questo video è tutto e quindi io come sempre vi invito qui sotto nei commenti per parlare insieme di questo nuovo smartphone e per capire quali sono le vostre aspettative in merito a questi due nuovi device. Mi raccomando poi, se non l'aveste già fatto, condividete il video con chiunque ne sia interessato, lasciate un bel like qualora vi fosse piaciuto e, se non l'aveste già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Noi quindi ci rivediamo alla prossima, un saluto da Luca per GizChina.it.